dall'incontro Nielsen, buongiorno Giuseppe Ravenia, Country Manager Italia di Ubena, spezie e le loro meraviglie, un mondo fantastico che vorrei che tu ci aiutassi a raccontare a chi ci guarda, perché avete iniziato nel 2014 a portare in Italia qualcosa che ha un po' di magia, un po' di mistero e un po' di storia. Assolutamente sì, le spezie sono una categoria ricca di storia, sin dai tempi appunto della vita delle spezie, e di grande valore. Noi come Ubena siamo una marca nuova in Italia che ha puntato a fare innovazione nel mercato italiano avendo alle spalle un grande gruppo che è il gruppo Fuchs, casa madre tedesca, presente un po' in tutta Europa, appunto ovviamente dalla Germania alla Francia alla Romania, e la cui caratteristica è proprio il controllo dal seme fino al prodotto finito. Quindi la filiera per noi è garantire la qualità durante tutti i passaggi della filiera è fondamentale, e quindi appunto il nostro obiettivo è proprio portare dei prodotti anche innovativi, perché abbiamo fatto innovazioni sul packaging, con una grande qualità all'interno del vasetto. Quindi questo anche con, mi dicevi, produzioni proprie, cioè con campi di spezie di proprietà? Assolutamente sì, abbiamo in Brasile delle piantagioni di proprietà, e quindi la filosofia dal seme fino al prodotto finito è legata al fatto che noi non compriamo materie prime in giro, magari già macinate, ma noi cerchiamo sempre di avere un rapporto diretto con i coltivatori, abbiamo gli agronomi del gruppo che vanno nei campi, e quindi appunto possiamo garantire la qualità del prodotto, come detto, appunto lungo tutti i passaggi. Senti, c'è anche grande selezione, e poi c'è anche ovviamente rispetto a quando nacque il gruppo, ovvero all'inizio del 1900, una logistica molto diversa. Allora le spezie arrivavano esclusivamente via nave, ci voleva molto tempo. Oggi abbiamo una scelta, io vedendo la scelta di alcune vostre spezie, si spazia veramente in tutto il mondo, dall'Asia più profonda al Centro America più suggestivo. Ecco, come funziona la catena di trasporto? Intanto una curiosità storica, visto che hai citato le navi, è vero assolutamente che storicamente c'era un tipo di supply chain molto originale, e dalle colonie prevalentemente via mare arrivavano le spezie. Il nome Ubena, peraltro curiosità, deriva proprio dalla nave che trasportava dalle colonie africane le spezie in Europa. Giuseppe, voi distribuite principalmente con la grande distribuzione, corretto? Sì, esatto. Ecco, dove però servirebbe forse un po' più di attenzione a questo prodotto, a questa tipologia di prodotti, no? Mi dicevi che le spezie sono un po' così una commodity, qualcosa che uno trova pronto e non guarda neanche magari l'etichetta, se non il nome della spezia. Questo è il rischio, e molto spesso è percepito così. In realtà sono una categoria di grande valore che può fare una crescita profittevole, ed è comunque questa cosa nella mente del consumatore. Purtroppo da parte della GDO non sempre viene riconosciuto qualche valore, quindi c'è poco spazio nei punti vendita, magari l'approccio è: devo avere nel mio angolo un po' di pepe, un po' di origano, e in realtà questa è una categoria che andrebbe valorizzata. Anche perché la cucina gourmet di oggi le spezie le usa come? I trend attuali sono trend salutistici, e le spezie appunto, no, condire col sale fa male per la pressione, invece condire con le spezie fa bene, quindi curcuma e zenzero sono cresciute tanto negli anni proprio perché sono anche condimenti antiossidanti. Trend sono legati anche al cucinare in casa, questo già prima del Covid ed è esploso chiaramente nel periodo del Covid. Sono legati anche a scoprire nuovi gusti, quindi sempre più gli italiani sono aperti verso anche gusti etnici. Le spezie hanno tutti questi fattori, cioè tutti questi trend fanno parte proprio delle spezie, che sono quel tocco magico che si può aggiungere alla fine del piatto per dare al piatto di tutti i giorni un gusto diverso. Certo, ecco, dicevi gli italiani stanno cominciando a scoprirlo. Come sta andando il vostro mercato Italia? Il mercato sta crescendo, ovviamente c'è stata una crescita ampiamente a doppia cifra nel 2020-2021, legata anche al lockdown, di cui hanno, da questo punto di vista, hanno avuto un impatto tutte le categorie degli alimentari, ma c'è una crescita comunque che sta continuando. Per quanto ci riguarda, da ultima marca arrivata sul mercato, noi stiamo crescendo, l'ultimo anno abbiamo fatto un più 35%, legato ovviamente anche a un aumento distributivo perché stiamo entrando nel mercato.
Senti, infine avete in mente di, diciamo, descrivere quello che dicevamo, cioè la qualità, l'apporto gastronomico, anche con delle iniziative legate alla cucina italiana, un po' di sperimentazione delle spezie nella cucina italiana, qualcosa del genere? Ma sì, sicuramente, appunto, come detto, la nostra caratteristica è di avere un assortimento molto profondo, quindi siamo arrivati e quello che abbiamo fatto è aver dato più prodotti, più specialità, più referenze nel mercato e quindi nella GDO, il che ha aiutato proprio a far crescere il mercato lì dove siamo andati. Abbiamo fatto dei test di grande successo presso alcuni retailer, nostri partner. Quindi devo dire che l'approccio ha un duplice profilo. Da un lato fare scoprire anche gusti etnici. Appunto, noi abbiamo il ras el hanout, il garam masala, che sono dei mix medio orientali. Dall'altro però ovviamente operare l'alloro in foglie. È l'alloro in foglie, piuttosto che ovviamente il pepe nero. E quindi operare in sintonia con la ricca tradizione gastronomica italiana e la cultura culinaria italiana, utilizzando quelle che sono le spezie che fanno già parte del patrimonio italiano. Quindi ovviamente il pepe, ovviamente le erbe aromatiche, e quindi puntiamo su questo e anche online, presso i nostri social, utilizzano, sono ricchi proprio di questi aspetti. Abbiamo tante ricette che sono ricette comunque italiane e che valorizzano poi l'apporto delle spezie. Perfetto. Tu, Giuseppe, sei più da spezie orientali o da spezie italiane? Devo dire spezie italiane. Grazie a Giuseppe Ravenia. Grazie a voi e grazie a tutti.